Per voi nuove storie della foresta verde. Questa di oggi, per esempio, me l'hanno raccontata proprio ieri. Si intitola Il grande errore di Volpe Rossa. Com'è? A me è piaciuta. Spero che piaccia anche a voi. Allora, come cominciava? Aspettate un momento. Ah, sì! Questa che vedete è la fattoria del signor Brown. Ma sì, è Volpe Rossa. Dall'espressione deve averne combinata un'altra delle sue. Un altro furto. Mancano altri 3 pulcini. E come erano buoni. È una cosa piuttosto seccante. È inutile mettere tutte queste trappole se non riesco mai a prendere quella dannata volpe. Devo trovare un'altra soluzione. Non posso continuare ad allevare i polli per farmeli rubare da Volpe Rossa. Questa volta Tom sembra proprio deciso. Non vuol farselo scappare quel volpone di Volpe Rossa. Io sono tutta emozionata. E voi, ragazzi? È terribile! È terribile! Sta arrivando Tom! Porta il fucile! Allarme! Allarme generale! C'è Tom con il fucile! Arriva Tom con il fucile! È terribile! Tutti allerta! Arriva Tom! Ciao, ciao! Tom ha il fucile! Bobby, riparati! Arriva Tom con il fucile! Cetere, vattene! Via! Via! Via, Tommy! Presto, presto, svegli! Tutti al riparo! Arriva Tom con il fucile! Johnny! Johnny! Ciao, Peter. Si tratta di Tom, non è così? Ho già avuto la notizia stamane dagli uccellini. È proprio così, Volpe Rossa non può continuare a divertirsi a spese nostre facendosi inseguire continuamente da Gedeone. E poi questa volta c'è di mezzo il fucile e la faccenda è grave. Sbrigati! Oh, mamma mia, Gedeone deve aver trovato le tracce di Volpe Rossa. Johnny, andiamo a vedere, eh? Andiamo? Ma sì, certo che andiamo. Zitto adesso. Seguimi. Finalmente Gedeone è riuscito a scoprire la mia pista. Bene, bene, molto bene. Avevo proprio voglia di farmi una bella corsa. Bene, bene, vediamo un po'. Chissà per quanto tempo quel povero Gedeone riesce a corrermi dietro. Evidentemente Volpe Rossa credeva che Gedeone fosse solo. Non immaginava neanche che Tom questa volta fosse seriamente intenzionato a dargli la caccia. E con il fucile, per di più. Capace come sempre, più lento che mai quel cane. Ok, oggi organizzerò una scena degna di un palcoscenico. Così. Ma che strano, come mai Tom non è con loro? Dovrebbe essere qui col suo tremendo fucile, no? Volpe Rossa è tornato indietro. Ah,
Gedeone è proprio stupido. Chissà perché hanno tutti paura di lui, vorrei saperlo. Ehi, non vorrai spaventarmi. Allora, che te ne sembra di questo trucchetto? Niente male, eh? Picchio tamburino, dai il segnale di pericolo. Il nemico è da quella parte. Non lontano da qui è accaduto qualcosa di strano. È proprio nella direzione da cui è venuto Volpe Rossa. Dobbiamo andare a vedere. Sì. Sì, sì, va bene, andiamo. Sa perché? Mi sento costretto ad avvertire Volpe Rossa che Tom sta arrivando armato di fucile. In tutta la Foresta Verde non c'è un solo animale a cui sia simpatico. Se la prende sempre con i più deboli e se deve attaccare qualcuno puoi stare sicuro che fa il bullo con chi è più piccolo di lui. Toc toc toc. Toc toc toc. Toc toc toc. 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 Quel volpone non mi piace neanche un po', neanche un po', neanche un po'. Mi piacerebbe anzi vedere quella bella pelliccia rossa sforacchiata da una fucilata. Ma forse è meglio che mandi un segnale lo stesso. La smetti con quel rumore, Picchio. Se non la pianti, la volpe si spaventerà e scapperà via. Adesso mando via io. Ora non mi hai sentito, Volpe Rossa? Ok, picchierò con tutta la mia forza. Se non ti decidi ad ascoltare, poi non te la prendere con me. Eccolo di nuovo. Bene, è il caso che faccia un altro giro. Ebbe un po' di compassione per quella canaglia di Volpe Rossa e pensò che forse sarebbe stato sufficiente spaventarla. Che bravo ragazzo quel Tom. Così sparò solo due colpi in aria. Che spaventarono tutti. Ma una lezione, una piccola ferita per ricordo, a quello sbruffone ci voleva proprio. Ci pensò il caso. Nella sua cieca corsa, andò ad inciampare contro un ostacolo, ferendosi malamente una zampa. Che è successo? Andiamo a vedere. È stato ferito qualcuno? Gedeone! Gedeone! Basta così, torniamo a casa. Vieni. Thank you.
Sono a casa, sono arrivato. Il solito lagnoso, cosa hai da lamentarti stavolta? Granny! Sono stato ferito! Tom mi ha sparato una fucilata! Cosa, ferito? Al massimo ti sei graffiato, ti sarai infilato sotto un filo spinato come al solito. Oppure sarai passato attraverso qualche cespuglio pieno di spine. Non mi rimproverare, Granny, per favore, mi fai sentire complessato. Ho già tanto. Sei diventato una volpe adulta ormai. Se non fai maggiore attenzione puoi incappare in un mucchio di guai e di problemi. Mi fa male. Adesso stai calmo e buona, non muoverti. Spero proprio che tu abbia imparato la lezione. A cosa ti servono gli occhi, le orecchie e il naso? Li hai apposta perché ti sia possibile evitare esperienze dolorose e pericolose come queste. Te ne rendi conto o no? Mi fa male, che dolore. È strano però, non capisco come sia accaduto. Venite, andiamo tutti a casa di Volpe Rossa! E se non c'è Granny, potremo avvicinarci come non abbiamo mai fatto! Sbrigatevi, andiamo! Potremo prendere in giro Volpe Rossa fino a stasera! Avanti, Johnny, forza, Polly, correte, dai! Intanto la vecchia Granny era andata di persona a rendersi conto della situazione. Guarda che bella giornata. Hai proprio ragione, è vero. Ciao, Volpe Rossa. Ciao. Non devi preoccuparti, non si può proprio muovere, vero Volpe Rossa? Stai scoppiando dalla gioia vedendomi ridotto in queste condizioni, eh? Sono felice, felicissimo! Non puoi prendermi neanche se sono così vicino, ti serva di lezione e ti dà fastidio, eh? Te ne vai già a casa, Volpe Rossa, sei stanco, eh? Che male. Povero Volpe Rossa, quella ferita deve fargli veramente male. Sì, è terribile. Sono uno sventurato. Sì, Volpe Rossa è penoso a vedersi. Ma c'è chi al contrario pensa già ad una succulenta cena. Ed è Granny. Non sfugge nulla a quella vecchiaccia. È sempre attenta, infida e attiva.
E così pensa di dare l'assalto a quei poveri animaletti, eh? Non posso permetterglielo. Ora l'aggiusto io. Attenti! C'è Granny la volpe dietro di voi! Non te li fai mai gli affari tuoi, vero, Nortley? Se non te ne vai, te la faccio pagare una volta per sempre! Sì, sì, d'accordo, Granny, me ne vado, me ne vado! Meglio che te ne vai subito! Granny? Cosa c'è, cocchino? Mi hai portato qualcosa da mangiare? No, davvero, non c'è nulla da mangiare! Come mai, nonnina? Ascoltami bene, Volpe Rossa. Uno come te non ha diritto di mangiare. Devi trarre un insegnamento da tutte le stupidaggini che hai fatto. Ne conviene oppure no? Perdonami, Granny. Sei proprio un ragazzaccio incorreggibile. Se tu fossi stato un po' più razionale, questo inconveniente così fastidioso non ti sarebbe successo. E tu ora saresti in grado di provvedere da solo al tuo sostentamento. Granny non aveva preso nulla quel giorno, malgrado i ripetuti tentativi. Lei non tentava mai dei colpi pericolosi. Preferiva digiunare piuttosto che rischiare. Ma l'occasione era buona per insegnare a Volpe Rossa la prudenza. Così andò a casa digiuna. Credo proprio che andrò a far visita a Volpe Rossa. Ho saputo che è malata. Ehi, Volpe Rossa! No, di qua, di qua. Vedo che ti hanno conciato per le feste, ne sono felice, sai. Volevi fare il gradasso davanti a tutti. Ecco perché hai avuto questo piccolo sinistro provvidenziale. Sei venuto a rompere le scatole. Vattene via subito, zio Billy. Eh sì, sono contento. Non puoi immaginare quanto sono contento. Adesso che sei ferito, potrò andare finalmente a fare una visitina al pollaio del signor Brown. Le uova di quelle galline sono una vera delizia. Certo, sarebbe meglio se tu non ti potessi muovere per un tempo assai più lungo. Oh, sarebbe proprio meraviglioso. E invece sarò in piedi fra pochissimo. Anche perché non voglio permettere a nessuno di andare a toccare il pollaio del signor Brown. E questo vale anche per te, ricordatelo. Mi mangerò tutte le galline, i polli e le uova, tutto da solo, ecco. Mangerò fino a non poterne più. Povero Volpe Rossa, ridotto a quel modo, non può provvedersi da mangiare. Devo fare qualcosa per lui. Qualcuno ci deve pur pensare, no? Ciao, zio Billy, come va la vita? Salve, Joe. Ciao, Harry. Senti, zio Billy, hai saputo qualcosa di Volpe Rossa? L'ho appena visto, povero Volpe Rossa ha stomaco vuoto e non è in grado nemmeno di muovere un passo. Benita! Mi serva di lezione così. Così vada, Certo, avete ragione, quello che dite è giusto. Ma voi ragazzi non siete mai stati tanto affamati da non reggervi in piedi, Avete mai sentito tanta di quella fame nello stomaco da sudare freddo con le gambe che facevano Giacomo, Giacomo? Sì, c'è successo. Io ci stavo pensando. Deve essere tremendo sentirsi in quelle condizioni e non potersi alzare nemmeno per andare a procurarsi qualcosina da mangiare. È penoso. Sì, è penosissimo, sì. Dove avresti intenzione di andare, Joe? Fettimi bene, tu me lo chiedi e io te lo dico. Vado a prendere un pesce per portarlo a Volpe Rossa, hai capito? Ciao, zio Billy, ti saluto, Harry, ci vediamo dopo. Sì, sì. Non è giusto che tu faccia una buona azione senza di me. Allora io vengo dietro di te. Aspettaci un minuto, zio Billy, aspettaci. Aspettaci. Questa è una bella casa, voglio che lo sappiano proprio tutti nella foresta.
ogni abitante della foresta partecipò alla colletta per Volpe Rossa, o portando ciò che aveva a casa o raccogliendolo in qualche punto del grande prato. Si dimostrarono davvero tutti amici e solidali. Especially if they're smaller, you should be friendly, and incidentally, you should make friends with anyone, 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 not just because they're stronger. You'll find friendship last much longer when you're unselfish, even the shellfish learn to love. Ah, che pappata, che pappata. Ma io non ci capisco più niente. Tutte queste cose non possono che averle portate degli amici. Brava, Granny. Si trattava veramente di amicizia. L'ha capito persino una volpe dal cuore di pietra come lei. Oh. Mamma mia, come si è fatto tardi. Devo andare. A risentirci, ragazzi. Al prossimo appuntamento con questi nostri amici della Foresta Verde. Vi aspetto, eh? Ciao! A kind and loving friend.